Buongiorno, buongiorno. Scusate, abbasso un attimo il gain e abbasso anche un attimo Spotify, mi sa. Sì, buongiorno, 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 buongiorno. Datemi un secondo di numero. Eccoci qua, eccoci qua. Siamo in live. E come andiamo? C'è anche Prince. Ciao, Prince. Ok. E ci dovrebbe essere anche Erva, però arriva un attimino in ritardo. Oppure non arriva perché non mi ha risposto. Cioè, mi ha risposto con un'emote di un gatto che salta. Quindi non so cosa voglio dire in gergo di Erva. Suppongo sia un sì, arrivo, però boh, non è ancora qua. Allora, questa live molto particolare. Finito il countdown e sono arrivati i disrespect. E vabbè, che ci vuoi fare? Che ci vuoi fare? Allora, prima cosa, ringraziamo i follow, gli ultimi follow che siamo arrivati. Non solo abbiamo superato i 1700 follow rispetto all'ultima live, ma siamo a 1811, che è grandissima roba. Aspettate un attimo che prendo la chat. Prince, hai qualcosa da dire a riguardo? Fate la sub col Prime, è gratis. Molto bene. Grazie a LookPro2006 per aver followato il canale. Grazie, benvenuto sul canale dei mod di Poldo, ovvero noi. Muso the best, grazie, grazie mille. XSamux, grazie per il follow. Hi Dutil, grazie per il follow anche a lei. E Albero Heil VGS. Hydra. Cosa hai detto? Heil Hydra. Ah, E per ok. tutti quelli che non capiscono una sega, è una citazione alla Marvel, perché la Ah, Marvel ok. credo che sia il cinematic universe migliore del mondo. Non è che hanno 3000 buchi di trama e non hanno problemi del tipo eroi fatti col culo. No, loro sono i migliori, giustamente, perché è una cosa americana. Viva l'America, viva la merda. Avevo qua capito qualcos'altro rispetto a Hydra, avevo capito un'altra cosa. Esatto. Un'altra persona che inizia con H, ma secondo te sono uno che fa No, no, battute? però ti, cioè, Ah, ecco. capiscimi che in realtà cioè, ho capito Sei in quelli. streaming e quindi si può anche presagire il fatto che sia un po' pericoloso sta Sì, cosa. ovviamente, ovviamente. Ciao Fram, ciao Sedia Morente. Che bello avervi qua. E se non avessi le pubblicità sarebbe ancora meglio. Sapete cosa sarebbe meglio? Il fatto che voi mi seguiate sul mio account, È perché vero. pure ieri io e Michael eravamo in live sul mio canale, ma non c'era quasi nessuno. No, a dire la verità c'era C'era gente, gente, c'era gente. che per i miei standard avere tipo dai 9 ai 12 spettatori di media non era male, eh. Comunque se sì, andate a followare anche il canale di Prince King Gotto, il magico. Lo chiamavano il Il magico. magico, l'unico, il solo e colui che distruggerà Poldo, ve lo prometto. Esatto, Prince siamo L'erede 14 morti. di Poldo. Ciao Yukin, come andiamo? Spero tutto bene. Oggi la live è per te, Yukin, diciamo. Diciamo che il content è soprattutto per gente che adora Pokémon. So che te hai iniziato da XY, però oggi portiamo Nera 2 e Bianco 2, cioè Nera 2 e basta in realtà. E cambiamo schermata? Beh, non perdere tempo a parlare, inizia a giocare, che Cambiamo qua la gente schermata, se ne cambiamo va via subito schermata. se continui a chiacchierare come Esatto, aspetta un fa attimo che Poldo. aumento e niente, mi si è buggato il mixer volume, non godo. Poldo perde mezz'ora a parlare, a fare le pre-live, tipo ciao amici, ciao di qui, ciao di là, come state? Mi mandate direttamente a giocare, godiamoci sto gioco, i giochi. Ma i gameplay speedrun 1v1? No, 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 adesso vi spiego tutto. Siete pronti, ragazzi? Andiamo a distruggere Catanzaro. Oddio, sono stortissimo, scusate. Mi metto dritto. Hola. Hola, 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 hola. Aspettate un attimo che devo abbassare il volume. Devo abbassare il volume che sennò. Oh, cazzarola. Ho distrutto il gioco. Allora, lo dico. Dimmi. E tra Kyurem nero, Kyurem bianco, Kyurem nero
proprio vince a mani basse. Cioè Kyurem bianco deve fare una sega due mani a Kyurem nero, perché porca troia. Ok, vi dico le regole di sto gioco. Scusate se ho disattivato l'audio, scusate anche la bruttezza di questa grafica, soprattutto del testo in a sinistra. Ok, scusate. Ma Tepic è strabico? Ma come Tepic è strabico? Mi sembra strabico. Ma non è strabico, ha sempre gli occhioni così, Tepig. Lo so, però vabbè. Scusatemi. Come posso dire? L'obiettivo di questa live è creare una run specificatamente con Victini. Perché? Perché è un Pokémon che non ho mai provato, ok? Prima cosa, perché bisognava avere internet a fare l'evento, tipo i primi giorni del gioco... ok, e sostanzialmente ho scoperto, grazie a un youtuber americano, insomma, che si chiama CJYA, adesso non ricordo, è comunque uno di quegli youtuber del gruppo di Alpharad, Smallent, non so se lo conoscete, che porta spesso video su Pokémon. Ok, ha fatto un trivia riguardo i Pokémon, e a quanto pare Victini è l'unico Pokémon che, per quanto riguarda i Pokédex nazionali, è l'unico a essere stato segnato con numero di Pokédex 000. Te lo sapevi, Prince? Sì. Ecco, allora ho detto, cazzo, ma sai che Victini non l'ho mai provato, e sarebbe bello riprovare una generazione che a me non è mai piaciuta, come la generazione 5, in questo caso, con Victini. E con lo sfondo fatto ieri sera mentre giocavo a Hello Neighbor. Sì, l'ha fatto Raffa sto sfondo, grazie Raffa, sono debitore nei tuoi confronti. E andiamo sul gioco. Hola. Si dovrebbe vedere, in teoria, se non ho fatto cazzate, vediamo. Vascatti. Sbaglio Vascatti? No, non Vascatti. Sì che Vascatti. Cazzo, devo riavviare l'emulatore. Va bene, lo riavvio in un attimo. Perché tu hai la versione originale del gioco, ammicchete. No, non ho la versione originale del gioco, figurati. Lo riapro subito. Non è nessun problema. Non c'è nessun problema, ragazzi. È esploso Desmume. Ok, no. Si dovrebbe vedere. Togliamo il cursore dalle palle, magari. Ok. Siamo sul gioco. Come si sente il volume? Aspetta, devo fare come facevi ieri. Mutarti e vedere. Sai che non lo sento. Non senti il volume? Allora conveniamo subito. Sento un rumore tipo di una ventola. Ah, è la mia. Sì, è la mia. Aspetta. Hijo de tu puta madre! Ciao, Erva! Erva, bastardo infame, eccoti qua. Adesso si dovrebbe sentire. Vediamo. Perché non si sente? Bello! Scusate. Ciao Erva, grazie per i bit. Ciao. Oh no, Erva, non mi hai neanche salutato quando sono entrato. Sì che ti ho salutato, sei te che non mi hai ascoltato. Scusate, ragazzi. Bastardo, dovevi dargli a me questi 100 bit. Te l'ho dati ieri. Non mi importa. Sto scherzando. Scusate, ragazzi. Stavo avendo dei problemi con l'audio. Prince ha detto a me che non capisco uno scherzo. Prince, segniamocelo. Mi ha appena detto che non capisco uno scerzo. Molto allora, bene, molto bene. No, promemoria. Che giorno è oggi? Oggi è 9 dicembre? No, esatto, venerdì. 9, 12, 22.
Ho in mente un'idea, Prince, ragazzi, dato che le musiche non vanno, dato che le musiche non vanno, e io le ho provate, sia chiaro, facciamo una cosa di sto genere. Ma aspetta, tu hai messo l'audio che lo senti da OBS? Sì, aspetta un attimo. Aspetta un attimo. Brutta testa di Iced. Aspetta un attimo. Proprietà. Adesso combiniamo tutto. Grazie a Il Fio Idelfio. Grazie per il follow. Scusa se ti ho letto male, ma è un momento un attimo concitato. Magari è ti... I Fio Idelfio, scusa. Application audio capture. Sei pure vero. Sì, non rompere il cavolo. Sto sistemando i volumi, non vedi? No. No. Ok, proviamo. No, non va proprio, incredibile. Complimenti, si sia. Strano. Ieri andava. Ah no, va. Va il volume. Raga, ma va il volume, ma perché mi dite che non va? Non lo sentivo, che cazzo vuoi? Ecco, adesso erano... si sente, ma prima no. Ok. Adesso si sente. Ok. SZR, signori, l'unica persona che non sa settare OBS. Non romper le palle, io l'ho settato benissimo OBS. Ci impiego un'ora prima delle live a settare singolarmente ogni singola cosa di OBS. Non rompere il cazzo. Non so perché ho guardato il microfono mentre che lo dicevo. Perché okay. Io sono un microfono per te? Io sì. Per te sono sempre solo un microfono. Ok, continua. Per te sarò sempre solo un sex toy. Che palle. Io devo ancora leggere le regole, tra l'altro. Benvenuti ad Alisopoli, ovvero la prima città del gioco. Da dove partiamo? Cosa ho fatto? Ho saltato tutto il tutorial in cui ti chiedeva di catturare un Pokémon e quelle cose là. E adesso... Non si vede. Come non si vede? Ma come non vedo, si vede? Vedo due. Oh, Gesù. Gesù, 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 aiutami tu. Amore, Gesù, non ti avessi mai offeso. Gesù, Gesù, aiutami tu. Gesù, Gesù, aiutami tu. Oh, mia ma... Allora, preghiamo tutti insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. È esploso, molto bene. È esploso il smume. Molto bene. Oh, wow. Adesso si vede. No, non si vede Technology. Più. Technology. Scusate, ragazzi, io odio. Adesso, fammi indovinare. Hai messo la cattura, però non l'hai messa come stessa eseguibile, ma come stessa finestra, vero? Cazzo, hai ragione. Ammettilo, Aist. Padre nostro che sei... No, 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 ho messo stessa eseguibile. Ho messo stessa eseguibile. Allora... Bene. No, è solo crashato Desmume. Scusate. I nostri debiti come noi rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Roba da due minuti, male. Ragazzi, ah, roba di due minuti, non vi preoccupate. Quanto cazzo mi mancava pregare insieme a qualcun altro? Vai. Pensa che l'ho sentita dire da un ecuadoriano l'ultima volta. Dai, fammi un Ave Maria, va. Ave Maria, piena di grazie. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. E adesso nella nostra morte. Amen. Cazzo, questi sì che sono quei ritmi che fanno che ti fanno tipo sbattere la testa contro un muro e dire cazzo che bello, cazzo che bello. Raffa the Gamer. Raffa the Gamer. Carissimo. No, vabbè, se vuoi sentire altri pezzi di recitazione come questi, basta cliccare quel bottone viola che dice abbonati o rinnova abbonamento. Tutti i fondi andranno nell'aiuto verso il computer di Iced per sistemare l'audio, dato che già di suo è un parola che non si può dire su Twitch. Esatto. Ma scusa, i nostri soldi? Non ci stanno soldi. Non esistono. È tutta una donazione che andrà a supporto del computer di Iced, esatto, che ogni giorno funziona sempre peggio. E adesso si è frizzato. Grazie. Di nuovo, ok. Molto bene. Se vuoi stream, io ti prego. Se vuoi estremità, dici? E... voglio un attimo capire, scusate. No, sei ancora frizzato, sei ancora frizzato, non ci credo. Questa live qua mi ricorda un sacco la mia live in cui dovevo fare la streaming di Pokémon Scarlatto per il giorno del mio compleanno e non funzionava un cazzo. No, adesso va, ma perché adesso va, scusa? Perché ti dico?
Se io faccio così, lui me lo prende. Sai che ti dico, Prince? Io vedo il mouse. Tu vedi il mouse. Adesso live di Scarlatto Violetto la faccio io. No, la fai te, no, vabbè, incredibile. Sì, mi vado a streamare Scarlatto Violetto adesso. Senza overlay, senza niente. Che do coglioni. Questa sarà tutta parte da tagliare dopo. Proviamo così. Ok, live di Pokémon Platino. A caso. Ok, lui ha qualche problema però, sto gioco. Sto gioco ha qualche problema, eh. Cattura una finestra specifica, così. Cattura una finestra. Devo mettere cattura una finestra specifica, no? E sì, proprietà. Ma non cattura gioco, devi fare la cattura finestra. Con cattura gioco non funziona, this moment. Ah, e dillo subito. Buongiorno, no? Ice. E dillo subito. Ah. E credevo lo stessi già facendo. Ma a me andava, scusa. Ma scusate, porco. Scusate. E dillo subito, no? Vabbè, allora se è solo questo il problema, non c'è nessun problema di fondo. Guendalino. Adesso combiniamo subito. Cattura la finestra. Un saluto a Piero, che ci saluta. Un saluto ai nostri amici telespettatori di Striscia Notizia. Commento a caldo di Raffa the Gamer. No, era per dire se magari la prossima volta famo Pokémon con le stanze randomizzate. Sai che non va neanche la cattura finestra? Dice per fare la gatto cam. No, vabbè. Sai che non va neanche la cattura finestra? Basta, adesso ti regalerò una webcam apposta per il gatto. Grazie. Cattura la finestra, chiamiamolo Desmume 2. Anzi, Desmume 79, come il sesso. Ciao, Sburro Sbirro. Ok, adesso me lo benvenuta fa. Benvenuta in live. Scusate ragazzi, scusate, adesso sistemo tutto ragazzi, ho combinato quasi. Heist, a detta di Raffa the Gamer, sei uno scarsone. Quello è vero. Sai che ho quasi sistemato? Un altro scarsone è Raffa. Esatto. No, sai chi è un altro scarsone? Ino si è abbonato con Amazon Prime. Esatto. Abbonatevi per vedere live che non hanno senso di esistere perché non so fare lo streamer. Grazie. Ah, bravo, vai là. Anche tu vai là. Sì, dai, ce la dovremmo aver fatta. Ce la dovremmo mentre aver fatta. Ice sistema OBS, Erva procederà al saluto degli spettatori da casa. Ciao. Al saluto Romano. Che cazzo sì. Ne so. Ciao, Guendalino. Ciao. Ice è stato bene OBS scarso. Ciao, Raffa di Gamer. Vediamo. Ciao, Fram 205. E ciao, ce l'hai fatta. Sburro Spirra. Ciao, sto gran cazzo. Sì. Ci abbiamo messo solo 20 minuti. Sì. Dai. Rispetto alle 2 ore. Ma prima andava. Io ho fatto tutti i controlli con cazzo d'OBS ed andava, Cristo. Perché non va mai un cazzo? Benvenuti ad Alisopoli. Come dicevo, benvenuti in questa che è la città iniziale. Ho saltato tutto il tutorial di merda, insomma, che ti spiegava come catturare un Pokémon. E adesso vi spiego anche le regole, che come avrete visto in 20 minuti di live, le avete potute osservare più che bene. Ovvero che... Hey, Nembri. Sì. Ma veramente ho scritto di nuovo Nembri? Ma porco... Sì. Zio cane. Allora... Pancake! Woohoo! Il mio Pokémon iniziale sarà questo Victini qua. Che io non ho mai usato e che quindi mi pareva bello usare in live. Ecco, il mio starter che ho preso Oshawott ovviamente, perché è il più figo dei tre. Che bello che sei Oshawott. È iBox. E adesso vi spiego il motivo. Perché la run comprende che Victini non potrà mai essere elevato dalla squadra. Ovvero, qualsiasi squadra io vado a fare, deve tenere conto che Victini sarà un suo membro. E ogni Pokémon che capo... con la N? Sì, con la N. Ogni Pokémon KO dovrà essere messo ai box, ovviamente non dovrà essere curato, 0 HP e messo ai box. E, massimo una cattura per percorso, ok? Nembri. Ma basta ragazzi! Oh, adesso mi avete rotto il cazzo. Adesso torno su OBS. Dove cazzo sta? Che cazzo sta? No, non... No, tu non hai capito, Prince.
A posto. Basta. Membri. Membri. Che cazzo devo scrivere? Sembri. Tempri. Membri. Bambi. Ma come cazzo si scrive membri? Ho speso 3 euro solo su Twitch negli ultimi 2 giorni. Oh, mi avete rotto il cazzo, Avete rotto il cazzo, ragazzi. Ma avete rotto il cazzo. Ri. Molto bene. Partecipanti. Eh no, l'accento era in direzione sbagliata. Ma va a cagare. No, sul serio, non so. Con il fatto scrauso di Xbox del Games Week, vero? Questo fatto qua, ragazzi, è scrauso come la merda, ma è arrivato a Diamante 3 prima di Raffa the Gamer. Sai cos'altro è scrauso? Lo volete sapere? Un account senza sub. Vero? Ok, ho rotto i coglioni. Continuo con le regole. Casomai Victini venisse rimosso, cioè venisse messo KO, ecco, mettiamo così. Il Pokémon più livellato dopo di lui, nel caso fosse lui il Pokémon più livellato, verrà messo ai box come se fosse morto e non potrà più essere utilizzato. E il quindi mio... una Nuzlocke, però strana. Sì, è una Nuzlocke strana. Le regole le ho decise io, va bene? E il mio starter di quinta generazione potrà essere riammesso in squadra solo quando ha 6 Pokémon. Ovvero, se io ho tutta la squadra full di Pokémon, potrò riammettere il mio starter, che è Oshawott. Se, per esempio, uno di questi muore, ok, e quindi sono 5 Pokémon in squadra, non potrò utilizzare Oshawott come posso dire... Perché Eden non mi ha spostato? Com'è Eden non ti ha spostato? Arriva, non rompere, falla tu la sub. No, vabbè. Falla tu la sub. In che senso ti ha spostato? Qualcuno mi ha spostato. In che vabbè. Senso? Ah, Deno. Perché? Torno subito. Perché? Sostanzialmente, se uno dei miei Pokémon morisse, non potrò utilizzare Oshawott come scambio. Queste sono le regole. Bene. Io non mi ricordo un cazzo di sto gioco. E volevo andare nel museo. Cioè, questa è una scuola allenatori. Che cazzo dico museo? E sostanzialmente dalla trama dovrei consegnare la mappa città che mi è avanzata, diciamo, al mio collega. E pertanto devo andare alla seconda città, che è Venturia. Pertanto andiamo alla seconda città. Adesso. Il fatto che ogni... come posso dire? Percorso avrà massimo una cattura. La decideremo noi se fare la cattura quella che vogliamo noi, o meglio lo deciderete voi della chat, se la cattura dovrà essere il primo Pokémon che becchiamo nel percorso e se lo uccidiamo sostanzialmente non avremo più possibilità di riprenderlo, oppure... Aspetta che io devo ancora controllare i volumi di... È bassissimo. Vanno benissimo, per una volta che vanno benissimo, lasciali così. Ok. O se decidere noi il Pokémon e avere quante chance vogliamo per prenderlo. Vediamo, ragazzi. Questo è il percorso 19, vero? Scusate. A parte che io ho le scarpe da corsa e sono stupido e non lo sto usando. Percorso 19, che vabbè. Facciamo così. Percorso 19. Cosa c'è nel percorso 19 di bello? Secondo me niente. Ci sta... Prince. Lidov. E... Patata. No, vabbè. Pokémon Patrat Purlion... Patrat usando Surf, non abbiamo Surf, quindi abbiamo solo due Pokémon, ovvero Patrat o Purloin. Due Pokémon normali, che non vorrei neanche prendere in realtà. Quindi che facciamo? No, ragazzi, non potete scrivere qualcosa in francese, cioè... No, vabbè, non potete scrivere sburro sbir. Ma quindi... Dipende di... Ma quindi Union è francese? Chi? Cosa è francese, Prince? Questa terra qua è la terra dei francesi. No, quella è no. Kalos. Io aspetterei prima di fare la cattura di questo percorso. Dannazione, vabbè, dannazione, allora. E tu, allenatore? Ma no, Nardo, che ci fai là? Allenatore, la mia passione è quella di far capire a tutti quanto sia meraviglioso vivere insieme in Pokémon. E tu sei... Toi et ne qui passe. Dunque ti chiami Mark. Allora, qua ci devo fermarmi un attimo. Devo fermarmi un attimo. E ho deciso di chiamare
effettivamente il personaggio mio e l'antagonista mio, come li ho chiamati originariamente nel mio gioco iniziale di Pokémon Nera 2. E vi spiego il motivo. Sembrerà strano, ma il mio alter ego per quanto riguarda i videogiochi, a partire da Diamante, penso, è stato il nome Mark. Non so perché, non c'è un motivo principale. Mark Zuber, esatto. Zuckerberg, ed è, esatto. E sta sul cazzo il Mark Evans. Esatto. E giusto perché volevo mettermi in ridicolo, ho scelto lo stesso nome. Ho scelto lo stesso nome del vecchio gioco anche per quanto riguarda l'antagonista, ovvero ragazza, letteralmente ragazza. Perché a quanto pare mi divertivo col nome ragazza per quanto riguarda i dialoghi di questo gioco. Esatto, sì, va bene, ok. Lo accetto, lo accetto come commento. Cosa? No, non puoi. Non lo accetto. Ok, non lo accetto. Mi sa che sono 2 anni che faccio francese, per me è come se stai scrivendo russo. Ok, molto bene. Ah, è vero, raffaticami adesso un po' di francese. Anche io so un po' di francese. Tu le donne vide, tu le donne vide. Future bon. Il tuo Victine è un Pokémon decisamente bello. Ma tu che colore è la tua Bugatti? Cazzo, devo scendere giù in garage. Ti darò una piccola infarinatura. Forza, vieni con me. Scarpe da corsa. Rossa è più veloce. Vero, rossa è più veloce. La squadra è in forma, è importante. I colori avessero più effettivi cambi. Molto bene. Il Pokémon ce l'abbiamo curato noi? Sì, direi di sì. Let's go. Parliamo un po' con le persone del luogo. Andiamo a rompergli i coglioni. Sto salvando la partita in modo da non dimenticare le cose che ho fatto. Oh no, siamo noi l'NPC. È lui il vero protagonista. Mica, se cosa dovremmo fare, Erba? Un lavorone solo per fare una live in cui andiamo a giocare a Pokémon, ma ogni personaggio con cui parliamo spice cazzate. Cazzo, io vorrei proporre alla Raffa The Gamer di creare un gioco Pokémon stile vecchi giochi, magari tipo terza, quarta gen. Quando avevo il tempo per... Poraidon e Miraidon, però sei in terza gen. No, vabbè. Che poi non so se è vera come cosa, cioè non so se effettivamente come la penso io, ma dato che tu puoi portare i Pokémon da una generazione all'altra, penso che per ogni Pokémon nuovo che bene o male i disegnatori fanno, in realtà è 3D artist, non so come adesso si chiamino, perché ovviamente fanno le cose in 3D. Modelist, esatto. A quanto pare, essendo che tu puoi portare i Pokémon nei giochi indietro, sostanzialmente dovrebbero aver fatto anche le sprite per i giochi di terza, di quarta, di seconda, di prima generazione. Sì, sì. Ah, ma dici gli pixel artist? Sì. Oh, ok. Grazie per l'opzione, vecchio. Ah, no, sì, ci sono gli sprite dei Pokémon, ma non quelli degli allenatori, mi sembra. Quindi sostanzialmente si possono portare indietro i Pokémon nei giochi. Sostanzialmente ci sta. Non originali, solo nei fan-made se li fanno, ma sì. Essenzialmente ecco. Sì. Vabbè, comunque mi sa che abbiamo ciulato l'unica pozione della città. Adesso che non abbiamo più niente da fare, possiamo andare... Oh, qual è questo edificio qua? Ah, non so... Antica torre dell'orologio. Non so beccare il buco giusto. E là, sono qui. Allora, passiamo alle domande. Cos'è che non si beccare? Il buco. Oh! È stato messo contro l'evoluzione, non può centrare i buchi, pertanto morirà e la sua speme non verrà fuori. E la sua progenie... Progenie non verrà mai. Esatto. Ha mancato di capacità evolutiva, verrà bannato. C'è qualcuno in chat... che ha una spadina in parte al nome, esatto, che può far sparire quel messaggio. Quale? Quello lì, l'hai visto? Il penultimo? No, il terzultimo. Il adesso? Terzultimo? Ah, ma posso farlo anch'io? Vecchio. Oh, c'è la fattoria di Venturia per di qua.
E alla fattoria di Venturia ci stanno un po' di robe. Allora, Heist, mi presti? Mi puoi prestare dei soldi? Why? Sto parlando di 3,99€. Aspetta, devi comprare il Rocket Pass, vero? Assolutamente no. No. Cazzo, fattoria di Venturi abbiamo... Devo comprare le foto inedite di Uzi, il gatto. Capisco. Allora, fattoria di... È una ragione seria. Sì, ti presto 4 euro. Ok. Cazzo. Fattoria di Venturi abbiamo due cose che sono assurde da poter prendere. Cioè abbiamo un Riolu e un Marip che secondo me da prendere sono incredibili. E qua il sondaggio lo facciamo, secondo me. Invece, per quanto riguarda il percorso 20, che è quello in cui stiamo adesso... Unima. Il percorso 20 ha come... Ci sarebbe Sea-Waddle da prendere. Cazzo, se riusciamo a prendere Sea-Waddle, tanta roba, però sarà difficilissimo. Vabbè. Allora, questo è il percorso 20, giusto? Venturia. Erva, fammi un pull. Fatto. Non intendevo questo pull. Fai un end pull, ti prego. Va bene, bevo. Pixel. Bevo. Biev. Drinking. Mi serve un sondaggio su: prendiamo il primo Pokémon del percorso o lo scegliamo noi? Oh, pubblicità, godo. Non devo vedere più il tuo gioco. No, vabbè, incredibile. Che bello avere Adiblo. Volevo dire la sub. Volevi dire la sub, vero? Vero. No, vabbè, la pubblicità sull'Oki. No, vabbè, incredibile. Il mega pubblicitone sull'occhi. Raga, te pubblicità. Ma guarda che sono anche poche. Io ne ho 6, Cristo. No, non posso più usare Erva Godo. Godopoli. Rimedio subito. Scegli un emoticon da sbloccare. No, non posso bloccare le animate. Primo Pokémon del percorso scegliamo. Cazzo, primo, ok. Un voto per il primo. Ragazzi, se volete, c'è il votato solo sondaggio. Io, quindi... Hai votato, ho solo, votato te. Solo io. Molto bene. È un pool molto combattuto, mi dicono. Scegliamo noi o primo? Ok. E indovinate chi ha fatto l'altro voto? Molto bene, molto bene. Ragazzi, questa chat è la più attiva che abbia mai visto. No, vabbè, dai. Cazzo, questo è un allenatore. Dai, ammettilo che il terzo voto l'hai messo te. No. E basta. Perché c'è un terzo voto? Wow. Adesso c'è anche un quarto. Vabbè, intanto lotta. Non avevo capito che questo era un allenatore. Confusione è danno uguale. È uno per, quindi sì, dovrebbe fargli danno. Non mi fa votare. Unlucky. Dimmi direttamente in chat, Lovopoldo, che tanto sei il lago della bilancia, quindi casomai... Casomai decidi. Lago te. Della bilancia. Io vado un attimo. Lago. Per... vado lago. Per anche la switch. Come si dice, scusa? Come si dice? Dimmi te come si dice. Io sono abbastanza sicuro che si dica ago della bilancia. Ago della bilancia. Essere al lago della bilancia. Sì. È giusto. Sei te stupido, Erva. No, sì, lago della bilancia. No, ho capito adesso. Lago della bilancia. Lago Duria. No, vabbè. L'opzione... Ah, il primo o scegli te? Scegli. Adesso. Ti l'opzione. Do 30 secondi.
29. Il primo Pokémon che becchiamo. 27, 26, 25, 24, 23, 22. Aspetta, 21, Erva. Erva. 19, 18, 17, 16, 15, 14. Se non ha capito la domanda, 13, è un po' difficile, Erva. Io l'ho già ripetuta. 10, 9, 8. Sì, magari in pubblicità, 7, no? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, stai dando i numeri, sì. Allora, Love, dato che sei l'unico che... Cioè, dato che il sondaggio è finito in parità, che facciamo nel percorso... la pubblicità... l'allenatore di merda. Cosa facciamo per quanto riguarda il percorso 20? Prendiamo il primo Pokémon che ci capita o lo scegliamo noi direttamente? Perché ci sta un Swaddle che mezzo mi farebbe comodo. Però se votano tutti che lo scegli te, ti torna comodo che Nuzlocke è. Ma dipende dal percorso, eh. Ma... Poi io lo dico che qual è la mia preferenza, quindi... Cioè, quel Victini in una Master Ball mi sta facendo ridere. Ah, è vero, è buio. Questo cazzo, sono coglione. Ah! E dopo dai la colpa al gioco. Ti spiego perché il Victini in una Master Ball. Perché sono stronzo, ha un caccia rating di merda. Quindi ho detto, ma sai che c'è, mi metto il trucco per le Master Ball e vaffanculo. Però poi mi sono levato. Victor è in aereo. Ho buttato tutto, non so chi poi. Ma mi hanno detto di salutare Victor che sta in un aereo. Quindi ciao Victor che sta in un aereo. Allora, sentite un po' che bello sto gioco. Io sto giocando a Pokémon Scarlatto. Ma perché hai... Dai. Ok, Prince, interessante, davvero molto interessante. Questa live sta veramente andando a spacciolare. No, vabbè, Raffa, cosa mi ha mandato? Questa live sta veramente andando a spacciolare in una maniera incredibile. Basta, livello 5. Adesso ti mando le immaginette carine con la R seguita da un numero dopo il 33 di chi sarà, così impari. No, sburro sbirra, non si può dire certe robe. Ok, quindi facciamo sbirano, primo... Sbirano, no. Non si può. Vabbè, primo Pokémon che becchiamo allora. Primo Pokémon che becchiamo. Si Waddle. Sì. Dai. Livello 2. Cazzo. No, cosa fai, Erwo? Cazzo. Attacco rapido lo shot, vero? Attacco rapido lo shot, vero? Guarda cosa mi ha mandato. Oh mio fottuto dio. Adesso gioco una mod di Friday Night Funkin'. Che non mi ha mandato di nuovo. Io questo gioco non lo voglio più vedere. Basta. Te lo godi. Stop. Se vi state domandando perché io abbia 10 Megaball al posto di 10 Pokéball, beh, ho fatto un casino, ok? Ho buttato via le Pokéball e non avevo voglia di far tutto da capo. E quindi ho detto, ma sai che c'è? Mi butto via meno Megaball del necessario e sti cazzi. Domanda molto importante. Dimmi. Meditite, Fennekin o Axorus? Sono usciti fuori come starter, random. Fennekin. Ok, Fennekin. Vedere il soprannome Swaddle? No. Adesso è un casino questo Swaddle qua di merda. Questo è un allenatore, vero? Sì. Ah, un Patrat! No, incredibile! Chi l'avrebbe detto? Senza condivisione d'esperienza sarà dura, ragazzi. Sarà molto dura. Molto dura. Confusione. Tutti silenti per quanto riguarda Erva e Prince. Tutto silente.
sto per giocare una mod di Friday Night Funkin'. Lasciami grazie giocare. Ragazzi, che io vi invito alle mie live e voi vi fate ampiamente i cazzi vostri. Grazie. Io sto intrattenendo il tuo pubblico. Io sto interagendo col tuo pubblico. Grazie, grazie, grazie. Comunque è il nostro pubblico, cioè, è anche tu. Madonna, ma è straccionchi sto Darkrai. A posto, allora appena stacchete attacco io giochiamo a Rocket League. Non hai capito bene. Come giochiamo a Rocket League? Sì, sì, hai capito benissimo. La prima mezz'ora riesci a fartela senza di me, che io ho problemi. In realtà sto scherzando, non avevo neanche voglia di attaccare alla live. Vero, ci sto pensando. Mi conviene farlo? Ah boh, decidi te. Non ho nessuno in casa, quindi ci si può pensare. Più che altro io alle 6:30 ho un impegno, quindi... E ho intenzione di finire la live alle 6:30, è quello il discorso. Ah, questo è un problema invece. Ma io ti ho detto, guarda, se ti fai la prima neanche mezz'ora, 20 minuti, senza di me, io bene o male faccio le mie cose e sostanzialmente ti raggiungo. Secondo me è anche meno di 20 minuti, sai? Sai che miau? Vabbè. Erva, cioè, deve capire che anche io ho i miei impegni oltre allo streaming. Anzi, ho soprattutto i miei impegni. Ma è vero, non hai impegni. Anzi, in realtà si deve andare a studiare aerodinamica. Aerodinamica 1. Perché c'è anche aerodinamica 2, cazzarola. Tra l'altro 1, neanche 2, 1. Sì, aerodinamica 2 è la magistrale. La cosa bella di avere Victini e aver preso Osh, avuto come starter, è che il mio collega, diciamo, ha Snivy e quindi mi trova abbastanza... Fattoria di Venturia. Seconda cattura. Chat, non facciamo il pull, ma scrivetelo direttamente. Vedo direttamente dalla chat. Cosa facciamo? Prendiamo il primo che ci capita o scegliamo noi? Perché io vorrei Riolu, cioè tutta la vita vorrei Riolu. O Maripa al massimo. Cazzo, quanto sarebbe figo una run con Riolu, con Marip. Ci avrei Enfaros, che è una figata assurda, oppure Lucario, che è un'altra figata assurda. Boh. Facciamo un pull. Chi lo fa il pull? Erva? Lo vuoi fare te o lo faccio io? Lo faccio io, ho capito. Ah no, l'ha fatto Erva. Bravo Erva. Così io mi posso concentrare sull'andare a rompere i coglioni a questi due vecchietti qua, che mi ricordo che ci... Dove stanno i due vecchietti del cavolo? Oh, ma c'erano due vecchietti qua, me lo ricordo. Merda. Merda. Come livello 8? E vabbè, qua è semplice, diciamo, per il momento. Io sono sicuro che il prossimo Pokémon che ha è tipo un attacco rapido tutta la vita. È tipo il primo di Unzefant, che adesso non mi ricordo come si chiama. Il piccione. Livello 7. Ah no, non ha... Perfetto, molto bene. Voto. Vediamo che ha scelto la chat. Vabbè, scelgo. Va bene, scelgo io. Prendiamo sto Riolu.
Abbiamo fatto, però. Ah, eccoli, ma non sono vecchi. ok, intrusione di domicilio e loro ci dicono, dopo una lotta è sempre buona abitudine riportare i Pokémon in forma smagliante. Ok, molto bene, e ci hanno dato delle cose per aver fatto irruzione di proprietà, molto bene. Da qualche parte. Ah, ok. Perfetto. Centro Pokémon. Centro Pokémon, dai. E quindi se scelgo io... Dai, ti prego, ho bisogno di un Riolu. Cioè, in realtà no, Anche Marip. Livello 5 Marip. Ma sai che prendo questo? Ma è bellissimo Marip. Sì. Io avevo nella mia vecchia la team di Nero 2, cazzo. Avevo Azumarill in squadra. Erva è tutto un ciò? Erva boh, è tipo morto, vabbè. Sta intrattenendo la mia chat, dice, non... Non sto vedendo gli effetti, però a quanto pare si sta divertendo. Io ho appena giocato la mod che mi ha mandato Raffa. Mamma mia, oh. Non è brutta, ma neanche così tanto bella. Pensavo che dicessi non è brutta, ma di più. No. L'intrattenimento, esatto. Bene, abbiamo Marip. Questo lo chiama intrattenimento. Bene, adesso devo pensare molto bene. Perché Riolu mi sarebbe servito moltissimo per la prima palestra. Però forse mi conviene expare un po'. No, allenatore via da me, cazzo. Cazzo. Ciao, ero, posso inviare un video? Heist. Sì, cazzo, però non riesco a guardarlo adesso. Perché vuoi mandare adesso il video? Non lo... Aurelian. Cazzo. Neanche paralizzato. Vabbè, ero zitto. Uso brucia tutto. Sium. Ma come non l'ho distrutto? Comunque tre colpi, neanche una paralisi. Molto bene. Molto molto bene. È cantata. L'hai gufato. Continuo a lottare tutta la vita. Cazzarola. Comunque, dato che in questa run diciamo che non ci prefissiamo un casino di obiettivi o robe del genere, c'è anche la possibilità di fare gli eventi. Comunque che adesso non sono più disponibili per quanto riguarda il gioco in sé vero e proprio. Ma dato che posso mettere i cheat, diciamo che possiamo avere anche questa possibilità qua. Livello 8. Dai. Ah, visto che puoi metterti cheat, dai a tutti il condivisore esperienza, così li livelli almeno tutti i Pokémon. Sì, ho capito, però c'è cheat e cheat, ecco. Fa conto, è una cosa che succede normalmente in tutti gli altri giochi Pokémon dalla sesta in poi. Beh, sì, però così, cioè, un po' snaturare tutto. Guarda che, sta cercando un Pokémon, sta cercando un Pokémon e gira come un mongolo. È là che gira, guarda. Non lo vedo, ci ho giocato sto gioco, devi andare te in Culolandia, devi addentrarti all'interno del... come si chiama? Che palle. Sai dove? All'interno della foresta. Ok, perdi qua immagino. Io immagino che esatto. Perdi qua ci sia qualche altro allenatore.
E invece no, immaginavo male. Sì, invece. E invece no. Finisce qua. Bene. Che beota. Beh, diciamo che se anche avessi scelto di prendere tutti i Pokémon il primo che capitava, mi è andata bene, di lusso. Però non esiste mai questa fattoria. Ok, andiamo per di qua. Allenatore. Dai. Esploso il volume. Comunque, nel mentre... Cazzo, non ho la gestione delle ricompense attiva. Volevo che mi mandasse il video a Aurelian e magari lo guardavo dopo, fuori dalla live, dico. Però non ho la gestione delle ricompense qua sotto mano. Segugio. Io non posso fare niente perché non sono mod, quindi suca. Cazzo. Marip. Che palle, Marip. Allora, se riesce a fare una cosa è good, molto good come Marip, in teoria livello 6/7 impara già e, come si chiama, attacco rapido, azione, gli fa male. Uff. Ok. Vediamo se me la sono giocata bene. No, evidentemente no. Cazzo. Merda. Statico, sì! Dai. Victini tutta la vita adesso. Grazie per aver fatto azione, amico caro di Marip. Molto bene. E adesso conveniente fare confusione. Merda. Vabbè, siamo entrambi paralizzati, quindi sono più veloce io comunque. Dai, il giocatore Pokémon. Livello 3, molto bene. Molto, molto bene. Devo ristabilire la salute di Siwaddle, perché può essere molto utile il suo mille bave. Molto, molto utile. Sai cosa è più utile, secondo me, da mettere in squadra? Cosa? Allora, in questa generazione non c'è il tipo di folletto, quindi i drago sono ancora belli forti. Dipende, cioè in realtà sì. Una cosa che volevo dire anche a te. Oh. Ah, antiparalisi. Dare anche a te, possibilmente. Dimmi. No, dico, sto leggendo la chat del gioco, scusa. Comunque sì, Pokémon Drago... Sì, Pokémon Drago sì. Il problema è che si counterano a vicenda. Ma se tu ti puoi dai uno robo che vai più veloce te... tipo... ecco. Gli aumenti la velocità, via. Lo ammazzi prima degli altri. Che giro devo fare là? E gira tutto intorno alla stanza, mentre si danza, la fattanza. No, ma Prince, ma no. Ah, per di qua devo passare. Dai. Affrontami. Oh, ma c'è già uno... tutta la stanza. Uno ha appena aperto il ticket chiedendo... Ma si può cambiare skin? Sì, ma si può cambiare skin. Cioè, non sa come cambiare la skin su Minecraft. È chiaramente un problema da mandare ai mod. Chiaramente no, un problema da mandare a me, no? Non sai cambiare la skin su Minecraft, però è un problema mio. Comunque Dio penso santo. Che lo porterò anche
No. Domenica questo gioco. Ah, ok. Psyduck cambia Pokémon tutta la vita. Psipapera. La Psipapera, cioè devi cambiare Pokémon, nice. Ma scusa un attimo, Poldo non sa cosa fare per il server e non ci caga nessuno dei nostri messaggi, che cazzo. Legge e non risponde. Terrone. È Terrone, chiaramente è Terrone. No! Luccia Scudo, no, che cazzo. No, no. Ah, era, no, era la sua scusante, intendo. Terrone. Non è una scusante plausibile, aggiungerei. Ho detto doccia scudo, no, mi sono confuso con quella mossa che toglie le mosse di tipo elettro, tipo in più fango sberla. Ma cos'era? Non era fango sberla. Come cazzo si raga, come cazzo si chiamava quella mossa di tipo terra che diminuiva la potenza delle mosse di tipo elettro, mi pare. O aglio. Ok, c'è il gatto che vuole uscire. Fai uscire il gatto, fai vedere il gatto. C'è la porta aperta ma non sa uscire. È un gatto stupido. Fai vedere il gatto. Però compro una cama apposta per il gatto. Si Waddle. Metti solo il gatto nella scream e vattene te. Vai via tu e lascia solo il gatto. Esatto. A nessuno frega un cazzo di Michael. Alla gente interessa solo il gatto. No, no, Michael, esatto. Michele vogliamo Zola. Il gatto. Michele Zola, chiaramente. Come se la caverà un Pokémon di livello 2? Oh, gli fa danno! Cosa succede se un Pokémon di livello 3 va contro una Psipapera? Cazzo, mi sono dimenticato di smutarmi. Ecco perché non parlavi brutto più. Coglione. Ecco. Vabbè, tanto è durata 10 secondi come cosa, quindi. Psico, appunto, psico. Vogliamo il gatto noi, Vogliamo il gatto. Sì. E Psyduck era psico, no? Psico acqua? Allora, si chiama Psyduck, ma non è psico. Non ci crederai, ma è così. È acqua roccia. No, figurati. Sì? Si chiama Psyduck, ma è acqua roccia. Ma non è vero. Sì. Psyduck. O mi confondo con quell'altro. Ti confondi con quell'altro stronzo, sicuramente. Tipo acqua. Si va Wingolduck, che è tipo acqua psico. No, acqua e basta. Cazzo, pensavo fosse acqua psico la linea evolutiva di Psyduck. Sono un coglione. Si chiama Psyduck, ma non è psico. Perché usa Psicamisù e basta. Perché la sua mossa normale è Psicamisù. No, è perché c'ha mal di testa. Psyduck! Rix, ti prego, non iniziare a fare i versi. Quelli lasciali per le tue stream. Esatto. Magneton. Non va bene. Stanno imitando il Terrone. Reggie. No, Terrone si imita così. Ciao ragazzi, benvenuti in live. Oggi reagiremo a YouTube Kids. No. È così che si mettono in terra. Ciao allenatori. Ciao Ovetti. Ciao Ovetti. Salve Ovetti. Let's go. No. Ancora una volta, ciao ragazzi. E bentornati in questo nuovo video. Oggi faremo il sesso su Minecraft. No, ma quelli è il qua. Team Plasma. No, vabbè. Anna, vieni qua, faremo il sesso. Il sesso parte 5. Io sono un membro del Team Plasma. No, Fabio, ragazzi, abbiamo trovato il Team Plasma. Il team Kang. Il team quarto stato della materia. Team Hokan. No, vabbè. Il team Hokan. Sì, dai, lo conosciamo, il Team Plasma, dai. Facciamo finta di aver già giocato a Pokémon Nero o Pokémon Bianco, versione 1. Ma tu ci hai giocato? Io ci ho giocato, in realtà io ho giocato a entrambi. Aspettate un attimo. Io ho giocato a entrambi. Perché ti piacciono sia i neri che i bianchi, giustamente.
quindi hai giocato entrambi. Esatto. Perché giocare solo a uno risulterebbe razzismo. Eccoli lì, appunto. Eh no, però al 2 hai giocato il sequel della skin diversa. Quindi sicuro che dopo non vuoi venire a giocare? Dove? Dico Heist. Appunto, noi vogliamo vedere il gatto, però. Heist ti ha detto. Heist vuole venire a giocare in live. Heist però ha detto che ha una cosa da fare prima delle 7. Neanche giocherà in live, te lo dico. Vabbè, chi se ne c'ava? Mi sa che stasera vado avanti con Hob. Allora ti raggiungo, forse. Obi-Wan Kenobi? Esatto. Il nanetto, l'hobbit. Kai! C'è un paio, un pompire, pom 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 pom. Sì, c'è un mouse. Ah, il nostro avversario. Grande appassionato di Pokémon, sentimentalista. No, vabbè. Già che ci sei, non c'ho il gatto vicino, raga. Non c'ho il gatto vicino, è uscito il gatto. Era là che stava dormendo. Uzi! Quel gatto là ha passato 6 ore a dormire oggi pomeriggio sul mio cazzo di letto. 6 cazzo di ore. Pokémon. Lillipuziano, no, vabbè. Un attacco rapido dovrebbe bastare. 2 attacchi rapidi. Uzi. No, vabbè. E non sta parlando del nuovo rapper. Sta parlando del gatto. No, è Izzy il rapper, non Uzi. Uzi è l'arma. Lil Uzi. Ah, pensavo che ti stessi riferendo a Izzy. Stai zitto, allora parliamo di Mickey Mix. No, sono stato a un concerto io di Mickey Mix. Di Caparezza, quindi? Sì. Ah, che bello! Ma mi è stato augurato il cancro! No, vabbè. No, dove? Su Rocket League! No, vabbè. Sì! Bene. No, Fattoria di Venturi è masterata. Abbiamo fatto tutto. Mi ha mandato anche l'amicizia e mi sta scrivendo in privato insulti! Molto bene. Molto bene. Dimmi che non sei un allenatore. Ah, non mi fai passare, vero? Ok. Molto bene. Vorrei capire come faccio a passare per di qua, che c'è la città della prima medaglia. Venturia non ha medaglie. O forse sì. Venturia ha una palestra. Dovresti tornare indietro dal tizio. Dannando. Cazzo, hai ragione. Certo che ho ragione, io ho sempre ragione. Perfetto. Non usare più a me dire che non ho ragione. No, ma figurati. Mi fa piacere che in pochissimo tempo tutta la squadra sia fatta passare da gigante. Benissimo, però, anche anziché sottosporsi, non so mettere che mi desse una mano. Diamogli sta mano. Non è Nardo il primo capo palestra di Bianco Nero 2. È Comor, no? È Comor. È la tizia, quella che suona nel locale malfamato. No, quella è la seconda, è Velia lei. Ah, già, è vero, è il professore. È Comor. È Comor che era l'antagonista del primo gioco. Fine pubblicità. Ta 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 ta. No, vabbè. Pubblicità. Dobbiamo distruggere i bambini? I bambini distruggeranno noi. Pansear. Fuoco. Bello. Ah. Fuoco su fuoco è uno. È un mezzo, vero? Are you fell in love with me?
fine. Pa-pa-ra-pa. Dai, yeah. E si expa. What's up in, tan, 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 Resistenza. Solo per focare l'energia. Ah, brutti colpi. Allora. The high of believing. Te lo dico, quelle scritte in verde delle regole non si legge un cazzo sullo sfondo nero. Strano. Io non leggo un cazzo. Io leggo invece. Pure che... Anche da telefono. Comunque... No, sono da computer. Michael. Allora c'è qualcosa che non va perché io lo vedo da telefono e te non lo vedi da computer. Non riesco a leggerlo perché c'è tipo è scritto in corsivo. Questo è razzismo, ti avverto, Prince. Sei disconnesso contro... È razzismo contro i diversi tipi di fonte. Sì, io sono... il mal di testa! Io sono un fan delle corse, invece. Sono un racist. Race van. Ti prego, dimmi che non hai un Pampur e un Pansage. Però ho un Pampling, se vuoi. Pansage va bene, Pansage va benissimo. Oh cazzo, la testa. Va benissimo. Stava esplodendo. Capita, anche i migliori. 120 base questa, perché 30x4, quindi non gli ha fatto un cazzo. Vediamo. Dai, livello 10. Primo Pokémon a livello 10. Let's go. Sium. Mi serve un condivido esperienza, però. Vabbè, qua mi sta spiegando come funzionano i tipi. Molto bene. Sto veramente in gamba ad aiutare Mark. Molto bene. Sto aspettando l'anticristo che Erva ci faccia fare la run controllata dalla chat. Non succederà. Non succederà. Ho perso il salvataggio. Il box premi. No. Nel passaggio tra PC e PC, diciamo che ho perso il salvataggio e anche il programma e tutto quello che mi permetteva di fare. Indie, no stream. Basta premi, non voglio i tuoi premi. Non voglio i tuoi premi, è stato un casino fare i premi all'inizio. Sono infiniti quei premi lì. Non già, puoi... già, già. Palestra Pokémon di Alisopoli, è arrivato no, il capo palestra. Ma come c'è la palestra Pokémon ad Alisopoli? Non è la prima città. È letteralmente la mia città. Da quando ci sta una palestra proprio certo, nella città perché, iniziale? Perché era l'ultima. Era l'ultima, adesso è la prima. A Switch, letteralmente. Ma che cazzo dici? Guarda che Alisopoli non c'era. Alisopoli non c'era. Sì, che c'era. Non finché vuoi che non c'era. L'han tolta nella prima in cui c'era. Allora, in bianco e nero, Alisopoli e Venturia e la città in cui sta Velia non c'erano. No, non esistono quelle città lì, queste città sono mica letteralmente lo stesso gioco però al contrario. No, guarda, guarda la mappa città. Ci guarda. Sono tre città in bianco e nero che sblocchi nel post game. No. Sì. Mappa città. Scusa. Fermi. State noi siamo su questa zona qua, vedi? Ecco, invece si partiva da qua. Qua c'avevi Soffio Lieve, che è da dove partivi. 420, Levantopoli era la prima palestra, Zefirofoli era la seconda, Ostropoli la terza. Mentre qua hai Alisopoli, che è la prima. Questa che è Zondopoli, che è la seconda. E dopo passi direttamente ad Austropoli con la barca. E il gioco torna normale. Solo che qua, al posto di avere la palestra a Boreduopoli, ce l'hai a Grecalopoli, che è qua. L'ho trovato Spiritomb. Hai capito, Erva? Chiaro.
Bello Spiritomb. Ma ancora? Ma perché rompe le palle? Sono dimenticato di dirti una cosa importante. Prima cosa prendi questa. Una baccaranza. Molto bene. No, io non ci so di perdere contro questo, eh. Vergogna, sì, un casino di vergogna, fidati. Panino con miele, con nocciole e cioccolata. Non ho capito, Raffa. Panino con miele. Ok, con nocciole e cioccolata. Cioè, vuoi dirmi che nel panino c'hai sia miele che nocciole e cioccolata? Perché? Perché schifo? Che schifo. No, ma perché ci hai messo il miele? Questo è il punto. Che un osso il miele va nel buono nel tè, per rendere tutte le cose più dolci. È più buonissimo il tè con il miele. Io lo odio il miele, ma soprattutto odio il miele con la cioccolata e le nocciole. Sei razzista! E soprattutto, no, se mangi quella roba lì tutti i giorni, mi sa che prenderai su molti chili. Ma ti viene sul diabete, non è che prendi solo chili. E anche il diabete. Bene, abbiamo un Pokémon al 10. Io non mi ricordo assolutamente il livello dei Pokémon di Komor. Sono coglione, dovevo prendere la Pokémon e mi sono dimenticata. Sono letteralmente una merda umana. Se lo sappiamo. Allora non sono solo io a dire che sbocco. No, è perché l'ha detto Sburrasbir, è di parte. È di parte. Nel senso, di parte in che senso? E riparte nel senso perché l'ho detto non io. Puoi... No, sto scherzando. Allora io lo spiego. Fermi. Cioè, hai letteralmente fatto arrabbiare tutti. Tra virgolette, adesso non te la prendere, tutte quelle cose lì. E fai. No, guardate che di qui e di là. E cerchi protezione quando ti sei messo te nei casini. Ma che cazzo? Sempre così è. Sempre. Silenzio, Prince. No. Se no, lì con la tua password di Amazon. Comunque, penso che in 5 generazioni non sia mai successo che la palestra sia effettivamente. Non penso che sia mai successo che una palestra sia effettivamente nella città iniziale. Forse la prima, No. Perché Giovanni. Seconda, ecco, come minimo mi sta cagando il cazzo. Ancora. Ah no, è un altro. La palestra di Giovanni Falcone. Era la terza città, però era chiusa. Non ricordo un cazzo io, scusate. Ah, è questa la palestra. Palestra Komor, colui che è la ricerca della verità. Lo so, è per questo che è una reference della tua foto. Ho sbagliato. Ah, la cioccolata non c'entra, ho sbagliato. Ok. Ma quindi miele e crema di nocciola? In uno. È sempre sbagliato. È sempre sbagliato, esatto. Scusa Raffa, però. Adesso, nei giochi Pokémon, dov'è che si dà il condividi esperienza? Devo pensarci, perché solitamente si dà tra la prima e la seconda città. Quindi dovrei averlo primo di Zondopoli. Però ancora per questa palestra non ce lo dovrei avere. Chissà, una dei vettori se voleva insegnare qui. Ha rifiutato, ha detto che bisogna lasciare spazio ai giovani. Bene. Grazie per la difesa X, inutile però. Cacchio, mi si è spento il telefono. Non godo, vado un attimo a ricaricarlo e torno subito, perché sennò non vedo la chat. Intanto controlliamo noi la chat e facciamo noi il content. Ho deciso che dopo non voglio fare la live su Rocket League. Ma bravo. Oggi odio sto gioco. E su cosa cazzo la faccio la live? Su Scarlatto Violetto non posso perché non ce l'ho. Non hai l'emulatore per il content? No, vuol dire il gioco, intendo. Non ho un buon possiedo il gioco. Sì, che ti parlano, ci parlano tutti qui. Devi dire che no. Non hai la game capture. Non ho la game capture e... No, Prince, non possiamo neanche il gioco in realtà, quindi non posso effettivamente farlo. Perché te l'hanno imprestato il gioco, vero? Sì, però adesso non ce l'ho più, quindi non posso. Guardate, ecco. Che peccato.
Guarda, te che peccato, tutto per evitare che la gente ci banni. Ma poi chi cazzo gliene frega di noi? Non sto trovando non il power bank, potrebbe essere un problema. Quindi essendo che è prestato, non potete chiedermi di premere il tasto home per verificare che non sono effettivamente su un emulatore. Perché ho i Joy-Con rotti. Non va il tasto home. Lo giuro. Quanto facciamo schifo. Devo utilizzare un piano di riserva perché sennò non riesco a leggere la chat. Ho il piano di riserva. Devo attuarlo. L'attuazione del piano di riserva. Cioè comprarti un cazzo di monitor? Ok, scusate ragazzi, scusate. Mi risistemo e sono subito da voi. Che comprendeva riso e ketchup. Tu sei un mostro, Raffa. Io dovete capire che una volta ci ho provato a fare i miscugli, ok? È stato abbastanza brutto, sì. Ho provato a mischiare del riso al bianco con dello yogurt alla banana. Perché ho detto, il riso è un sapore neutro, ok? E ho detto, vabbè. E lo yogurt alla banana non voglio mangiarlo dopo perché non c'ho cazzi, lo mangio direttamente col riso, che tanto il riso è neutro e quindi saprà di yogurt alla banana. Una merda completa, cioè no, non ho mai provato a fare miscugli dopo, ma avevo tipo 12 anni, qualcosa del genere. Andavo alle medie, tipo. Io il più grande miscuglio che abbia mai fatto è stato una Pringles con della Nutella, basta. Le Pringles con qualcosa di dolce sopra sono sempre buone. No, ma non è piaciuto più di tanto. Aspetta, con la Nutella non posso dirtelo perché... Ehi, non la posso mangiare. Vabbè, andiamo avanti. Ma con lo yogurt posso dirti, con lo yogurt al caffè, che non sono per niente male. O magari me lo ricordo male io. Salamino con la Nutella. Ma come si deve chiudere? Sì, sì, quella è normale, ovviamente. Che schifo, immagina il Pringles alla cipolla con sopra il dolce. Dubito che metto la Nutella in generale, è diverso. Cazzo. Io sono qui e faccio la guida agli allenatori che sfidano le palestre. Ah, sei... No, le Pringles col budino. Ma come che le Pringles col budino? Dai, ragazzi, no. Ti prego, no. Ma non il budino, il... quello Danette, quello della Danone, è presente? Quello al cioccolato? Sì, ho capito. È quello lì. È quello un po' più liquido, no? Il Danette. Sì. Guarda che strabuono, Sì, sì, ma lo prendo anch'io, sai? Magari non con la Pringles, con le Pringles, ma da solo è buonissimo. No, ma non dubito. Bene, il ciocco pesce, esatto. Ho ricaricato il telefono. Adesso possiamo andare avanti senza... Di cioccolata. Del toast di Iced. Oh no, non dirmi che è uno di quei francesi di merda. No, scherziamo. Francesi, vi voglio bene. Il tuo panino con risotto scotto del giorno prima riscaldato. Il risotto sul toast è una grande innovazione, sappilo. Perché è praticamente un amido insieme a un altro amido e quindi fa schifo però, in termini di nutrizione calorica, però in realtà va bene. No, in realtà è un amido con un carboidrato. Quindi è ancora peggio. Il che non è male. È ancora peggio, fidati, è ancora peggio. Sei un nutrizionista per dirlo? Non, ecco, appunto. Allora, shut the fuck up. Che lo sono appena diventato. Comunque, se devo prepararmi un yogurt in palestra, come si deve? Ah, quindi lo sei appena Oddio, diventato? Se il ketchup è poco ed è dentro la salsa, ti posso dire anche ok. Grazie a Però Puff io l'avrei One. Sostituito con del concentrato. Grazie a Puff One per il follow. Ciao, ragazzo. Ma mi spiegate cosa sta succedendo? Sono appena entrata nella live. Stiamo parlando di miscugli del cazzo. E per quanto riguarda il mangiare, mentre c'è un gameplay di sottofondo. Non me l'ha fatta Prince e Erva del tuo panino. Mandala. Solitamente sono io che mi mangio il... quindi devo... Io non ci tengo a vedere le robe che... Allora, tante volte io mi faccio dei panini quando ho la possibilità, ma in realtà adesso non ho neanche il pane a casa tante volte, quindi... evito di farlo perché ha chiuso il forno da me. Siamo un paese talmente sfigato che ha chiuso l'unico negozio in cui c'era, ovvero il forno per il pane.
E ops, ho fatto un casino. Il forno, fornaio. No, il forno è giusto. Vabbè, vabbè. Sì, il fornaio chi lo fa? Il forno è proprio locale o... Ok, mi si sono scollegate le cuffie, scusate. Adesso sistemo tutto. Oh no. C'è qualche problema di fondo, mi sa. Discord e Desmume sono andati in crash. Ok, molto bene. Arrivo subito, ragazzi, arrivo subito, scusate. Non ho fatto abbastanza veloce, ecco, mettiamola così. Non ho fatto abbastanza veloce a chiudere i canali, perché sapevo che succedeva, ma non sono stato abbastanza veloce a prevenirlo, scusatemi. Adesso si okay. Sta passando ripetutamente, signori, ripetutamente. Ok. Che cosa ha fatto? Ho toccato il cavo delle cuffie che non dovevo toccare. Godo. Un po' come una livello 9. Sei un minchione. Ma che ti devo dire? Cioè, è una problematica che è sorta da poco e quindi non ho ancora avuto la possibilità di risolverla come si deve. È rotto il cavo, cambialo. Non è che è rotto il cavo, ti spiego. C'ho come si chiama? Cambialo a prescindere. Non è il cavo delle cuffie, è il... l'USB è port. Esatto, è la porta. Ho il multiporta. Ho il coso multiporta io, perché sennò avrei solo due porte sul PC. Scusate molto, ragazzi. Sai chi altro ha il coso multiporta? Cosa? Sto cazzo. Wow. Devo fare un po' di XP a Siwaddle. Quindi farò tuon onda e ruggito a ripetizione. Ma dove mi hai fregato un cazzo? Merda. A chi non ha fregato un cazzo, scusa? A sto cazzo. Ok, ruggito. Era perfetto. Ti prego, non ammazzarmelo. Me l'ha ammazzato. Ho perso la rip. Perché sono un coglione di merda? È morto Mary, il primo della squadra, godo. Adesso sono un Siwaddle e Victini. Scusate, ho appena visto i risultati di Brasile-Croazia al momento. Cazzo, conosce Morso. Conosce Morso Lillipap. Pensavo finisse 3-1 per il Brasile, invece... Chi sta vincendo? 0-0 Croazia Brasile, Croazia Brasile. Crozza Brasile. Crozza. E niente, raga. Prima perdita della squadra. Croazia, basta. Prima perdita della squadra. Niente Ampharos, niente di niente. Ma come niente Ampharos? È morto. È uno dei miei tipi elettro, se non il mio tipo elettro preferito. Lo so. Io Ampharos, Jolteon. Io ho Ampharos o Jolteon, se lo devo avere sempre. Non si sente più il gioco. Non si sente più il gioco. Mi muto un attimo, Aist. Lo alzo. No, vabbè, ha fatto il gioco comico. No, me l'ho mutato sul serio per dirle tutte queste robe qua. Rocket League non è un gioco per niente. Non streamarlo stasera perché mi ha già fatto incazzare. Ma te non streami mai, ma chi vuoi prendere per il culo? Esatto. Dai. Oggi volevo. Cioè. Adesso sistemiamo anche l'audio di gioco. Che cazzo! Col cazzo? A me sta storia non va bene? Che continui a dire di avere un cazzo? Pa, ra, pa, pa, pa.
Audio. Oh, c'ho anche impostazioni adesso, hai incominciato ad avere qualche neurone di meno. È bellissimo quando succede. Hola. Come proprietario. Già, a quanto pare sì. Hola. Sistema l'audio di Prince Erva. Parlate? Miau. Sì, devo sistemarmi. Ma porco di quello. Ok. Sono piccoli problemi di Horcrux nati da nanate, ma che ti farà il culo. No, io devo togliere Marip, devo togliere Marip. Audio che Ice possiede con il suo PC. Ice, sai chi altro ha problemi di audio? Lo sai, vero? Chi altro ha problemi di audio? Indovina. Fammi indovinare, scusa. Ti farò indovinare, prego. Non ne hai idea. Dimmi. Chi... Sicuro? Non hai idea di chi altro ha problemi di audio? Sto facendo delle cose adesso, sono un attimino preso. Prince, sai chi altro ha problemi di audio? No. No, non è lui. Sai chi è? Giovanni Mucciaccia. No, Marameo. Si è parco. No, ok. No, va. Aspetta, ce ne serve un'altra perché non possiamo fare sempre quella lì. Tra l'allero. Provato. Provato. Dovevamo andare noi a doppiare al posto di Star-Lord. Che cazzo. No, al posto di Chris Pratt. Lo sai chi è? Ma no, Fram, che volgarità. Mamma mia. Provato. It's a me, yeah. Mario. No, però onestamente, che cazzo? Ma perché non ho chiamato Chris Pratt che dice bellissimo il suo video, stiamo lavorando duro a dare il giusto accento a Mario, poi gli dà la sua voce normale, ma sei un bugiardo di merda. Sei un bugiardo di merda, cazzo. Livello 11. Ok, adesso it's time to strategia. It's time to immense strategia. Che facciamo? Andiamo a distruggere i culi. Non posso fare molto in realtà. Qua c'è qualche mettibella? Hai qualche cioccopesce nel tuo inventario? Ah, i messaggi. Il volgaraggio è stato commesso. No, vabbè. I miei parlavano così. No, in realtà parlavano tipo... Non me lo ricordo neanche come parlavano. Non parlavano, in realtà. È una credenza. È come quella in cui tutti si immaginano che c'era una tipologia di cosa che poi in realtà non esisteva. Tipo... Ah, Mitopia. In Mitopia, dice. È esploso del smume? È successo di nuovo. Ah, do coglioni, devo capire qual è il problema di ste cuffie di merda, cioè dell'attacco del cavo.
Non mi voglio morire. Non posso avere un connettore che funziona, cazzo? Ah, do coglioni. Almeno adesso dovrei aver sistemato, cioè non dovreste sentire. Che sono io l'ultimo martire che è rimasto all'interno di questo... No, sto tornando in vita. Eccolo qua. Sì, adesso abbiamo sistemato, stiamo sistemando, scusate ragazzi. E molto bene. Apri mixer volume. Tac. Perfetto, è crashato l'audio di gioco. Ah, interessante. Scusate un attimo. Impostazioni. Sono settings. Molto bene. Ok. Molto bene, mi è crashato l'audio di gioco, ragazzi. Facciamo una cosa di sto genere. No, mi è crashato tutto. Screenshot salvato, molto bene. Godo. Apri una palestra, no? Non mi fa sentire l'audio. Dico, ce l'hai battuto, no? No, devo ancora battere Comor. Faccio una cosa intelligente, ragazzi. Salvo un attimo e torno dentro sul gioco. Tanto abbiamo ancora un'ora di un'ora di live, quindi va bene, Prince. Va bene. A pipere popere papere papete. Bye bye. Ok. Ciao Prince. Ciao, stammi bene. Mi sta facendo incazzare sto gioco. Open ROM. Apri. E in teoria adesso dovrebbe andare anche l'audio. Apri mixer volume. Arrivo subito. Che casino. Hola. Hola. Adesso abbiamo sistemato. Ok. Abbiamo sistemato. Senza intoppi, senza problemi, come piace a me. Adesso, Comor. Ho solo due Pokémon, giusto? Sì. Allora io direi così. Lui ha un Erdier. Borsa. PS, dai. Proviamola. Patrat, dai, ci sta. Da quando conosce Morso?
Cosa minchia è successo? Voi l'avete visto? Che cosa è successo, raga? È esploso la cattura schermo, vero? Sì, è esplosa la cattura schermo. Ah, che palle. Mettiamoci un attimo in full cam. È esploso anche OBS. Molto bene. È esploso tutto. Ok. Bello. Bello. Interessante. Molto interessante come roba. Non so cosa è successo, ragazzi. Scusate un attimo, eh. È veramente tutto nella merda. Vi spiego cos'è successo. Scusate un attimo e intanto tolgo l'audio del gioco che se no è un casino. In pratica è successo che sostanzialmente OBS ha smesso, ha continuato a funzionare tranquillamente per voi, ma la mia anteprima di base si è frizzata e non riesco a capire come sistemarla un attimo. Rimensionamento data prima. Si è proprio frizzata. Si è proprio. Adesso sistema. Ma che palle. Cioè, perché è esploso l'emulatore, quindi non si è capito benissimo com'è. No. OBS è andato. Anche la nostra. Cosa anche la vostra? Emulatore è come? Esatto, ripperoni. Sì, vorrei capire. Allora, se io esco da OBS finisce la live, quindi c'è poco da fare. E a me sta abbastanza sulle palle. Vedo se c'è una soluzione in internet e proviamo a fare così. Proviamo così. Vediamo che mi dice l'internet. Sovraccarico. Cosa mi ha detto? Sovraccarico della codifica OBS. Ah, quindi è andato in sovraccarico. Molto bene. E io come risolvo? Si è frizzata l'anteprima, prova a cambiare scena e rimettere questa e vedere se si blocca. No, ho già provato. Ho già provato. Come anche da voi si è bloccato. Io vedo che da voi va tutto bene.
Voi vedete in full cam, vedete tutto a posto? Perché anch'io sto vedendo quello che vedete voi, ragazzi. Dubito che voi abbiate problemi. Sono io quello che si è... Cioè, anche da voi si è bloccato se io cambiassi di scena? Sì. A parte che l'ho tolta quel cattura finestra adesso. Anche da... allora magari provo a controllare il codec e il bitrate. Il bitrate è stato 5.000... E... Cioè, 6.000... Io provo a controllare il codec, impostazioni. Potrei anche terminare la live e farla ripartire. Farla ripartire e staccarla in due. Sai che non è neanche una cattiva idea? Non è neanche una cattiva idea. Dispositivo non è disponibile. Ok. E così cosa ho combinato? Vabbè, allora io farei così, ragazzi. Termino un secondo alla diretta. Chiudo OBS, lo riapro, faccio le mie cose, 2-3 minuti che ci impiego. E sfidiamo Comor. Tutto ci vorrà un attimino, più che altro perché sto almeno OBS ha smesso di fare il cazzone, mi pare già una cosa buona e giusta, e devo un attimino configurare il fattore finestra e dovrei esserci. Questa è una live veramente brutta. Anche divisa in due non mi piace molto quando succedono queste cose qua. Scusate. Adesso OBS, vediamo. Ok, siamo live. Siamo online. Massimo, andiamo su Rocket. Massimo. Fatemi riaprire Desmume e ci sono. Tac. È crashato proprio qualcosa. Ciao Game Peter Boy. Che bello averti qua. Open ROM. Poi con versione nera apri subito, sì. Provo a riportarlo domenica senza problemi. Vediamo. No. C'è qualcosa che non va. State non è qua. Config. C'è un OpenGL filter. Proviamo così. Vediamo. È andato tutta male sta live. È andata veramente tutta male. Adesso. Adesso vediamo. Mi muovi questa, sì, più cattura la finestra. Ah, Windows 10, sono coglione io, c'ha ragione il gioco. Buono, ho sistemato. Scusate, hola. Adesso dovrebbe essere effettivamente tutto a posto. Alt.
Tac. Eccoci qua, ragazzi. Eccoci qua. Eccoci qua. Scusate, ma lo streaming. Sì, 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 evviva, evviva, evviva. Evviva. Adesso. Siamo rimasti un po' indietro. Ok. Così, audio, mixer volume, è esploso tutto, ragazzi, io non so cosa dirvi. Ok. Let's go. Palestra di Comor. Qua in teoria ci abbiamo ancora Marip, ma io direi che conviene. Dimmi che ho fatto le due palestre. Aspetta, Pokémon. Quindi ho fatto il primo, non so se ho fatto la seconda. Nel dubbio la facciamo subito. Ah, ok. Bene, ci manca solo da... Ho salvato proprio al momento giusto. Abbiamo detto che il primo è Patrat e conosce Morso. Dai, eh. Di lusso. Uno contro uno? Cazzo, livello 13. Confondilo, confondilo, confondilo. No, cuor di leone no. No, ti prego, non farmi troppo male. Ok. Sì. Dai. Merda. Ho rifatto quel casino là, ragazzi, scusate di nuovo, perché non capisco quando posso e quando non posso toccare sto cavo di merda. Eccolo là. Almeno voi non sentite niente, a parte la musica di sottofondo che sentite dal microfono. Scusate, ecco qua, a posto. Ah, che palle sto cavo di merda. Hola. Ok. Adesso Discord possiamo anche riattivarlo. E un attimo, e dovrebbe partire anche l'audio di gioco in teoria. Perché ho tagliato così male il... L'ho tagliato io così male? Scusate, ragazzi. Sì, l'ho tagliato proprio io di merda. E... bene. Che streamer che sono, ragazzi. Che streamer. Incredibile, lo streamer. No, vabbè, incredibile. Dai. Ok. Hola. Sei la prima persona che mi ha sfidato da quando sono capo palestra e la sfida è andata a tuo favore. Penso sia davvero stata una bella lotta. Ecco, regalo per te e per la tua squadra. Dai, eh. Prima palestra? Prima palestra. Godo. Medaglia base. Prima l'efficienza della palestra, medaglia base.
Guideranno i Pokémon fino al 20, anche se li ottieni da scambi con altre persone. Vorrei che ti prendessi anche questa. Metti 83 cuori di leone, aumenta l'attacco. Bellissima mossa, bellissima mossa. Io la usavo un casino, cuori di leone. Aumenta il suo attacco e il suo attacco speciale. Perfetto. Molto bene. Otto palestre e tante medaglie. Mi ha detto come cercare... La gioco con bello, il mio Pokédex sotto braccio. Ah. Bene, prima medaglia conquistata. Quindi adesso probabilmente il nostro rivale ci verrà là e ci dirà: oh, ma come cazzo hai fatto? Devo essere io il primo. No, vabbè, incredibile. Ah no, è bello. Ciao, Ben. Andate alla sfida con Kelpo Palestra. Ma quella è la medaglia base. Grande, il tuo viaggio con i Pokémon non è che all'inizio. Ok. Mossa ritorno. Ritorno, ok. Ora potrai chiamarmi quando vuoi con l'Interpoké. No, non voglio chiamarti con l'Interpoké. Capo palestra di primo livello. O primo capo palestra, di come se Dio si voglia. Ma ti chiami Mark in onore alla famosa serie Pokémon in Azumi Eleven? No. Mi chiamo Mark... L'ho iniziato a chiamarmi Mark sui videogiochi Pokémon dal 2006. Cioè, per esempio, il primo gioco che ho preso mi sono sempre chiamato Mark. Interpo che sta squillando. È già la professoressa, vero? Che rompe le palle. Eccola là. È tutto così interessante da queste parti. Sì, due case e un capopalestra di tipo normale. Wow, incredibile. Grazie mille. Trovo in gran forma come sempre, belli convenevoli. Tare con il mio Pokémon di sempre sarebbe tutta un'altra cosa. Ah, è vero, perché lui c'è la squadra 2 che tipo ci fa il culo. Che sono tutti al 70 tipo, qualcosa del genere. Molto bene. Chiamata effettuata. Travel to the progress col Pokédex. Sì, cazzo, così non devo andare dal professore ogni volta. Grazie Interpoké di esistere, grazie. Hola. È esploso tutto di nuovo. Molto bene. Ma seriamente? Ah, Gesù. Gesù, 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 Gesù. È esploso, vero? È esploso di nuovo tutto quanto? Niente, oggi OBS ha deciso che non si emulano i giochi, già, anche secondo me. Facciamo così. Mettiamoci in full cam... Stoppiamo qua la live. Salvo, abbiamo battuto il primo capo palestra. Magari è una questione di bitrate, magari, eh. Col bitrate è troppo basso per... Ok. Cosa stavo dicendo? Me lo sono dimenticato. Molto bene. Finisco qua la live, quindi. Sì, sì, così non si può andare avanti, ragazzi. È stato un bel esperimento, però... O lo riesco a sistemare...
non riesco a far niente. Vabbè, abbiamo battuto il primo. C'è il punto esclamativo Telegram? Sì, mi pare di sì. Sì, c'è il punto esclamativo. Però è un canale che no, sostanzialmente non uso, perché tante volte mi dimentico di utilizzarlo, sono un coglione. Vabbè. Ragazzi, mi dispiace. Termino con la diretta. Problemi su problemi. Ringrazio Prince e Erva, anche se non sono presenti, per la possibilità che mi hanno dato di fare una live con loro. E niente.